È inserita nel 2008 nella lista dei patrimoni mondiali del UNESCO. La ferrovia etica è così la terza ferrovia italiana lungo i 122 fantastici chilometri. Anche si snoda su 196 ponti attraverso 55 gallerie e toccando 20 ponti. A differenza del resto della rete della ferrovia elettrica, la linea del Bernina è alimentata con corrente continua da 1000 volt. Da quando nel 1910 è entrata in funzione, essa è l'unica delle ferrovie elettriche ad attraversare le Alpi all'aperto, viaggiando da Tirana, 429 metri sul livello del mare, fino ai ghiacciai del Passo del Bernina, a 2253 metri. Di Albula una stranina numerose curve, il Bernina Express supera il dislivello di circa 400 metri fino a Miralago. La Bernina Express va via. Hai visto la botte grande che fa dentro il... Questi vengono da... Però non è è bello, eh? Ma tu per me non ci giuro. L'unica cosa a Roma è prendere... Vedi un po' più, è un po' più avanti, vedi un po' più avanti. Vedi un po' più avanti. Enorme quantità di detriti sbarca la valle, dando origine alla formazione del lago. Con la Zucca, Terra e Sanere, quello è un po' sedio. Sembra che si tocca.
questo sole o il sole? Frega la ripresa. È vero. Il nero poi, porca. Porta la cascata, ma quanto ce ne stanno, ma ci saliamo ancora una volta sul schiavo con il lago omonimo. In fondo, in caso di mamma mia, dove siamo? Senti, cosa c'è? Europa risponde. Che presa! Non fa parte. Sì, sì. E dove era qua? Siamo sui comunque qua paghiamo, capito? Si trova infatti a 2253 metri sul livello del mare. Il bacino artificiale sulla sinistra si chiama Lago Bianco. Lago Bianco. E il suo colore verde-bianco è dovuto all'acqua che vi confluisce dal ghiacciaio. Dal 1927 l'acqua di questo bacino artificiale viene trasportata attraverso una condotta forzata alla centrale idroelettrica di Palù, posta a 280 metri più in basso. Il volume complessivo del bacino è di 18 milioni di metri cubi di acqua. Al di sopra di esso possiamo ammirare il pizzo Cambrena e il nuovo ghiacciaio in 20 minuti all'aereo. All'altezza della diga di sbarramento, un pannello giallo indica il punto esatto che divide le acque che confluiranno nell'Adriatico da quelle che finiscono. Grazie, ma che io E vedi, sei contenta? Senti un po', se devo fermarti prima di là, no? Sì, per il genere si sfiora 1.000 euro a notte.
fare degli acquisti, quindi su Medusa o altro, tenete presente che i prezzi non sono all'italiano, un caffè in Svizzera costa 3 euro, non 1 euro, come una bibita normale al banco del bar. Via. Un caffè costa 3 euro. Quello lì il lago, Nancy. Vai a punto di osservazione con il Paras. Faceva parte, fa tutto parte della terra. Poi il caffè Palas, che vedete ancora scritto. Inserita nel 2008 nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. La ferrovia etica è così la terza ferrovia. Lungo i 122 fantastici chilometri di anno, il percorso si snoda su 196 ponti, attraverso 55 gallerie e toccando 20 ponti. A differenza del resto della rete della ferrovia elettrica, la linea del Bernina è alimentata con corrente continua da 1000 volt. Da quando nel 1910 è entrata in funzione, essa è l'unica delle ferrovie ad attraversare le Alpi all'aperto, viaggiando da Tirana, 429 metri sul livello del mare, fino al ghiacciaio del passo del Bernina, a 2253 metri, di Albula o Scamina. Numerose curve, il Bernina Express supera il dislivello di circa 400 metri fino a Miralago. La Bernina Express in avvio. Hai visto la botte grande che fa dentro il... Questi vengono da... Però dove fa da... È bello? Ma dove è bello? Ci giuro! L'unica cosa a Roma è c'è in... Thank you.
Guarda che si vuole toccare. Bello. Tutto il giro del mondo. Sì, vedi un po' più. È un po' più avanti, ti piace. Hai vivi un po' più avanti. Loro mettono quanti tabi dentro la valle dall'origine alla formazione del lago. Con la ciuca per essere un po' Frega la ripresa. Che zona nero qua, porca. Guarda la cascata, la porta che la vado. Ma quanti ce ne stanno? Ma dopo ci fermiamo ancora una volta col schiavo con il lago omonimo. In fondo, in caso di sì. Ah, guarda qua. Siamo sopra il lago. Bellissimo. Comunque qua paghiamo, capito? Si trova infatti a 2253 metri sul livello del mare. Il bacino artificiale sulla sinistra si chiama Lago Bianco. Lago Bianco. E il suo colore verde bianco è dovuto all'acqua che vi confluisce dal ghiacciaio. Dal 1927 l'acqua di questo bacino artificiale viene trasportata attraverso una condotta forzata alla centrale idroelettrica di Palù, posta a 280 metri più in basso. Il volume complessivo del bacino al di sopra di esso possiamo ammirare il pizzo Cambrena e il nuovo ghiacciaio in breve minuto. All'altezza della diga di sbarramento un pannello giallo indica il punto esatto che divide le acque che confluiranno nell'Adriatico da quelle che ti. Bella questa, sì, troppo.
E vedi, sei contenta? Senti un po', se devo fermarmi prima di là, no? Un caffè costa 3 euro. Quello lì è il lago, Nancy.
sceso, dai.